Cari amici del venerdì, buonasera. Torniamo dopo una settimana di pausa determinata da problemi di ordine tecnico. Insomma, sai, la tecnica è bella, ma anche la tecnica si sfascia. Insomma. La strumentazione subisce per avaria dei danni e quindi di conseguenza siamo stati costretti a fermarci per una settimana, cioè a non portare avanti quella che è la nostra rubrica settimanale, il nostro incontro del venerdì, che anche questo venerdì poteva saltare, è per il problema della tosse, insomma. Sono fortemente raffreddato, ho dei problemi bronchiali, per cui chiedo scusa se nell'arco della trasmissione voi sentirete dei colpi di tosse. È chiaro che gli stessi sono determinati da una non possibilità di freno della stessa. Ma dobbiamo andare avanti, la trasmissione deve continuare, il nostro incontro settimanale è importante. È necessario, ma necessario così per poter vivere la vita politica del nostro paese. Una vita politica che non è fatta soltanto di atti, nel senso di scelte a livello di quelle che possono essere delibere o presenze con voto a favore di una o un'altra determina o meno. Molte volte la vita politica si deve anche interessare di quelli che sono gli atti della gente, e quando si parla di atti della gente io non posso fare a meno di pensare insieme a voi che uno degli ultimi avvenimenti del nostro paese è l'attentato alla sede di Forza Italia. Attentato vero, cioè nel vero senso della parola, o attentato di quella manovalanza delinquenziale che molte volte, anzi tante volte, viene valutata come ragazzata e poi alla fine, insomma, le conseguenze le paga o le pagano le persone per bene. Attentati che si sono verificati anche sul portone di Palazzo Badiale, e non una volta soltanto, attentati per i quali forse nel passato siamo stati molto meno attenti di quello che dovremmo veramente essere, per cercare di mettere da parte, di fare in modo che questi comportamenti non abbiano nessuna scusante. Ma questo mi fa venire in mente come tante volte, anche attraverso i media, quando succedono comportamenti del genere in tante parti d'Italia, e tante volte i media tendono a sminuire il pericolo che è insito in questi comportamenti, cioè si tenta sempre di considerare, ecco, considerare bonariamente, come sempre, come ragazzata, come così, uno piccolo sfogo di una gioventù la quale va capita, va compresa. Quando invece nei confronti di questa gioventù che usa questi metodi, questi mezzi, credo che sia necessario ed indispensabile, insomma, usare un po' quello che usavano i nostri padri, cioè non tanto buonismo nei confronti di questa gente, ma veramente quel paio di ceffoni che tante volte, anzi che spesso, anzi che sempre, sono quelli liberatori
di certi comportamenti e quindi sono altamente educativi. Quindi dicevo, c'è stato in questo nostro comune un attentato ultimamente alla sede di Forza Italia e qui stasera abbiamo come ospite un giovane, Luigi Mossuto, che è uno dei rappresentanti di Forza Italia presso la nostra collettività sammarchese. E allora chiedo a lui, Luigi, innanzitutto che cosa è successo così compiuto a me veramente, insomma, qual è stato il tipo, perché sì, abbiamo letto attentato, bruciata, ma nella sostanza, ecco, che cosa è avvenuto? Bene, innanzitutto buonasera agli amici di Teleradio Acli, che saluto, e oggi siamo qui appunto, come ha detto Michele, per parlare di uno degli argomenti. È un argomento abbastanza triste, quello di un attentato a una sede politica, che sia Forza Italia, che sia Partito Democratico, che sia UDC, è sempre un attentato triste per la nostra democrazia. Quello che è successo lunedì 24 febbraio è un atto veramente da evitare, perché è un atto buio, diciamo. Quello che è successo, i danni che mi dicevi tu, Michele, sono dei danni abbastanza ingenti, perché c'è stato l'incendio di tutto il portone e si sono calcolati danni per più di 2.000-2.500 euro. Poi entro l'ingresso c'è la parte, la parete iniziale del muro, tutta la parete del bagno sporca di nero, di fumo, e naturalmente bisogna ritinteggiare tutto, perché c'è sempre quella puzza di fumo molto forte all'interno. Proprio quest'oggi, stamattina, hanno messo la serranda per essere più sicuri e per preparare, cioè per rimettere in moto questo circolo, che molto probabilmente non sarà più il circolo di Forza Italia. Ci stiamo già attivando per trovare una nuova sede più grande, perché, per dire questo, Forza Italia c'è, ci sarà e ci saremo ancora più forti e più determinati di prima, perché noi non ci fermiamo. Benissimo, caro Luigi, quindi nella sostanza noi abbiamo visto che piccoli o grandi delinquenti, insomma, se servono di questi mezzi, io sono convinto, per poter andare contro ideologie, contro idee, contro persone che la pensano in maniera diversa da loro. La democrazia si difende portando avanti quello che è il detto di Voltaire: non sono d'accordo con quello che tu dici, ma farò di tutto perché tu la dica. Quindi nel momento in cui ci sta qualcuno che tenta di, come possiamo dire, di chiudere la bocca, e quindi anche i mezzi con cui queste idee vengono fuori, è una sede di partito, è anche un mezzo per lo sviluppo e per la conoscenza di certe ideologie, allora è chiaro che a quel punto la democrazia va a farsi fottere, insomma. Noi dobbiamo valutare questo atto così come è stato, dandogli il massimo della condanna. Non ci deve essere, secondo me, nessuno il quale deve trovare una parola di giustificazione. Non è possibile minimamente accettare che tutto vada visto come una ragazzata. E se uno fa una, per fare così, la cosiddetta ragazzata, produce oltre 3.000, quasi 3.000 e più euro di danni, cerca di chiudere una sede di partito, e dico, questo nel momento in cui non farà più la ragazzata, ma andrà a fare un'omonata, non più ragazzo, ma da uomo, questo praticamente si sentirà giustificato e andrà a fare cose di cui, chiedo scusa, non dovremmo andare a parlarne.
Vabbè, ma adesso dell'atto abbiamo parlato. Vorrei, scusa Sì. Michele, ringraziare tutte le forze politiche che ci hanno mostrato solidarietà tramite sanmarcoilares.eu. Ringrazio il circolo del Partito Democratico, anche se non siamo sulla stessa lunghezza d'onda per quanto riguarda la politica, però ringraziamo il gesto di solidarietà da parte di un partito avversario. Ringrazio soprattutto anche il consigliere regionale Gian Diego Gatta e il presidente del consiglio comunale Pasquale Spagnoli. Io metto anche Leone di noi Sì, LCD, il dell'NCD, sì. quale praticamente No, non c'è problema. dicevo, ringraziato anche l'onorevole Leone come rappresentante del nuovo centrodestra, il quale si è unito nella condanna contro questo atto. Beh, io penso che abbiamo parlato di questo attentato, ora credo che possiamo approfittare anche con Luigi Mossuto, giovane di Forza Italia, quindi questo può significare che ci sono i giovani in Forza Assolutamente Italia. sì, oltre a me ce ne sono altri 10 ragazzi che frequentano il circolo di Forza Italia. Diciamo che con il mio avvento sono arrivati altri giovani interessati al partito, ma soprattutto alla nostra città che è San Marco in Lamis. Quindi, insomma, dicevo, ci sono anche i giovani in Forza Italia e quindi Forza Italia si trova adesso a dover, non dico non gestire, perché già, ma ad essere pronta per quella che è la campagna elettorale, se campagna elettorale ci sarà, perché c'è stato sì la reintegra del sindaco Cera, ma quello che io, ecco, vorrei chiederti. Di questa reintegra, o questa fase della reintegra, c'è adesso la definizione oppure c'è ancora qualche possibilità che la stessa abbia a cadere, insomma? Allora, a quanto pare bisognerà aspettare il 1º aprile perché ci sarà l'ultima parola, cioè noi sapremo il 1º di aprile se l'onorevole Angelo Cera decadrà come sindaco di San Marco in Lamis. Se decadrà, allora entro il 1º aprile bisognerà poi indire le elezioni. Il guaio è che non potranno esserci ad a maggio, perché sono entro il 28 febbraio, dovevano essere programmate per il 25 maggio, perché ricordiamo che sono le europee, quindi accorparle il 25 maggio, quindi si dovrebbe andare alle elezioni verso ottobre, calcoliamo, penso, verso Dove penso che ottobre, sarà l'anno prossimo, o nel 2015. 2015 magari sarà traghettato, continuerà ad essere traghettato da Raffaele Fino, il vice sindaco. Se resterà il sindaco in carica il 1º aprile, invece ci sarà la sentenza che darà ragione Definitivamente, tanto lucido. definitivamente a Angelo Cera, si continuerà ad avere questa amministrazione, questo sindaco. Forza Italia è e resta all'opposizione, smentendo alcune notizie che ci davano, non so come possibile appoggio esterno, lo escludo perché ci sono alcune voci, lo escludo categoricamente. Ci sono state diciamo così, alcune prove di contatto per far sì che Forza Italia passasse in maggioranza, però questo non accade, non è accaduto e non accadrà perché il nostro consigliere comunale, che è Angelo Ianzano, è stato eletto nella fila del Popolo della Libertà, che oggi Forza Italia, e lì ci restiamo. Siamo all'opposizione, sempre pronti per dare una mano, per fare un'opposizione costruttiva quando ci sarà bisogno di un nostro intervento a favore della nostra comunità. Forza Italia c'è e ci sarà. Naturalmente questo dipenderà dalla giunta e dal sindaco in persona, Angelo Cera. Quindi, ecco, c'è stato, a me non è sembrato di capire che è voce di, diciamo, esterna oppure qualche contatto. Allora, si dice cioè che si voleva che Forza Italia passasse in maggioranza come appoggio esterno, però ripeto, sono delle voci, come ci sono altre voci Voci che esterne, voce diciamo, esterna. oppure contatti a
avuti con tra Forza Italia e magari UDC. Alcuni contatti, sì, c'è alcuni stato contatti, pure qualche sì. contatto con sì. l'UDC, però no, questo non saprei dire, ripeto, sono delle voci che sento, come voci che sento purtroppo più insistentemente, come quella di una probabile alleanza tra Forza Italia e il Partito Democratico alle prossime elezioni per costruire una grande alleanza per il Paese. Quello che io dico, lo dico già adesso, per quanto mi riguarda, Forza Italia è e resta una cosa completamente diversa dal Partito Democratico. Quindi e proprio per questo non andremo mai in alleanza con il Partito Democratico, tra virgolette democratico, ci tengo a dirlo, perché siamo diametralmente opposti, anche se vorremmo fare qualcosa insieme per il Paese, sono sicurissimo che finirà come è finita la storia del governo delle larghe intese con Berlusconi e Letta, che dopo un anno o due, forse di meno, ci azzaneremo, e cosa avremmo fatto? Avremmo perso altri due anni a sfavore della nostra collettività. Io penso che bisognerà fare al momento delle elezioni un'alleanza naturale, Forza Italia cercando di costituire un grande centro di moderati con le proprie idee, il centro-sinistra con le altre idee che hanno, chi vincerà avrà assolutamente il diritto di governare e di governare con le proprie idee, in modo tale da garantire il governo di un'amministrazione ai cittadini. Ripeto, se ci dovrebbe essere un'eventuale alleanza tra Forza Italia e il PD, significherà che la maggioranza di coloro che sono in Forza Italia lo riterranno opportuno, vedrà il sottoscritto via da Forza Italia locale, ma sempre di Forza Italia nazionale, perché alle prossime elezioni sono sicuro di presentarmi, ma non alleato con il Partito Democratico in alcun modo e in alcuna maniera. Io sono il resto alternativo a Forza Italia, al Partito Democratico. Benissimo, Luigi, quindi nella sostanza tu sei per una Forza Italia, ecco, come dicevi, alternativa. Alternativa, sì. Però bisogna preoccuparsi di quelle che sono le problematiche sì, di un paese. E se, ecco, questa è la domanda che io pongo, che se ci fosse invece una convergenza non ideologica, perché certamente non ci può essere tra Forza Italia e PD una convergenza ideologica, ma una convergenza tra tanti o tante forze politiche, le quali dovrebbero, come possiamo dire, mettere da parte l'ideologia e pensare soltanto a quello che può essere un, chiamiamolo, comitato di salute pubblica, se vogliamo, cioè in sostanza un'amministrazione che vede il coinvolgimento di tutte le forze politiche, perché la situazione nel comune di San Marco sappiamo qual è molto grave. Cioè, a questo punto non pensi che sia io dico indispensabile, oltre che necessario, che l'ideologia venga messa da parte e si vada a valutare invece la possibilità, con uomini di buona volontà, cioè uomini, non uomini che debbano pensare a quello che è il loro indirizzo politico. È qui il problema. Ecco, tu questo non lo vedi possibile, non vedi allora, che sia quello accettabile, ecco, dico io, superare un po' quella che è l'ideologia di parte. Io innanzitutto dico questo, che se mi impegno direttamente in politica facendolo con Forza Italia, lo faccio per il Paese, perché sappiamo qual è la situazione. Dal momento in cui noi ci mettessimo a disposizione di un eventuale patto tra forze politiche, sappiamo benissimo noi di Forza Italia con chi ci andremo a mettere? Con coloro che preconcettualmente sono contro, non le idee, preconcettualmente non sono contro delle proposte, ma sono contro delle determinate persone. A livello nazionale, il Partito Democratico è contro Berlusconi, anche se Silvio Berlusconi e Forza Italia, come hanno fatto l'anno scorso, provano a formare un'intesa su alcuni punti importanti per il Paese, loro non gliene frega niente, perché loro sono contro una determinata persona. Dal momento in cui noi ci andremmo a
confrontare con queste persone qui, io posso dire, potrebbe esserci, potrebbe riuscirci per il bene del paese, però ripeto, conoscendo le dinamiche della politica locale sammarchese tra varie fazioni, quanto potrebbe durare Michele? Un anno? Due anni? E allora che significa? Sarebbe tempo perso per i cittadini, perché poi figurati per approvare qualsiasi cosa dove uno vuole fare una cosa, uno vuole fare un'altra, non si farà niente, perché ricordiamo che fin quando gli italiani e i sammarchesi anche non impareranno a votare, siamo e saremo destinati all'ingovernabilità. Bisogna votare i grandi partiti, centrodestra Forza Italia, centrosinistra Partito Democratico e poi c'è il Movimento 5 Stelle. Se al governo ci va uno, nazionale o locale, è tutta un'altra cosa. Perché è più facile trovare le convergenze, però rispondo alla domanda che mi hai fatto. Se per il bene del paese si trovano dei punti di contatto per realizzare un programma d'emergenza per questo paese, beh, dico questo, il prossimo sindaco, la prossima amministrazione che ci sarà, dovrà fare soltanto pubblica e normale amministrazione, perché con il debito enorme che abbiamo, 10-11 milioni di euro, c'è chi dice di più, è una cosa veramente enorme, e quindi chi andrà, chiunque esso andrà a governare, dovrà tener conto di questa pesante situazione e non potrà più far altro che la normale amministrazione, però tenendo presente questo, che adesso gli sprechi sono inaccettabili e intollerabili. Bisogna adesso fare una politica che rimette in moto l'economia locale, ma non una politica di rigore, perché di solo rigore si muore. C'è un po' di contraddizione, se mi consenti, in quello che tu stai dicendo. In che senso? Lasciamelo dire. Nel senso che quando tu affermi e dici che chi andrà a prendere il potere dopo le prossime elezioni si troverà in una situazione a livello di governare, perché la situazione economica è quello che è, quindi di conseguenza è chiaro che è proprio per fare il voto. Ma io quello che ho detto, cioè che un accordo della Forza Italia e il Partito Democratico, a mio modestissimo parere, non sarebbe oltre togliamo il fatto e ideologicamente, ma non sarebbe praticamente possibile. Perché, Michele? Perché te lo dico, se a governare ci sono un partito, due partiti, tre partiti che bene o male la pensano un modo, ci sarà un'amministrazione non normale e già lì ci sono difficoltà. Figuriamoci governare con delle parti politiche che sono in disaccordo, non si troverà, e sono sicuro, accordo nemmeno su una semplicissima banalità, su una semplicissima questione. A questo punto, ecco perché dicevo, è meglio per me lasciare tutto com'è naturalmente, perché chi è che andrà, destra, sinistra, centro, Movimento 5 Stelle, chi è che andrà di suo con l'alleanza naturale, con un programma definito, magari questo sì, per fare qualcosa per il paese, chi andrà all'opposizione, per esempio Forza Italia, penso che ci rendiremo questo, chi andrà all'opposizione si impegnerà a fare una opposizione costruttiva e a dare una mano alla maggioranza, questo sì, per un accordo, per un aiuto al paese. Però dal punto di vista di entrare in maggioranza con forze politiche e presentarsi insieme alle elezioni, questo significherà due cose: la prima, vittoria assicurata, e quindi ci saranno già inciuci, già chi si sarà garantita già la poltrona di sindaco, vice sindaco, assessore, primo, perché si sa che se si fa tutto insieme si vince, nessuno perde. Secondo, si andrà a vedere un'altra questione: ci sarà un governo tutti insieme, però sarà un problema di fondo, che ripeto, la mia preoccupazione è questa qui: se si farà un governo di larghe intese, si andrà, come hai detto tu, un patto fra uomini, a gentiluomini, usiamo questo termine. Innanzitutto bisogna trovare questi gentiluomini, bisogna trovare i gentiluomini, e qua già vi è un problema. Se avrà questa una grande maggioranza per San Marco, sono sicurissimo, uno, che non reggerà, due, che governerà, ma non governerà, perché passerà tempo, ma alla fine non faranno nulla, perché come le galline, se si imbeccheranno tra di loro, si beccheranno tra di loro, ma non faranno niente. Questo, ripeto, è la mia modestissima opinione. Una tua visione, una tua considerazione, una valutazione. Sì. Ma posso dirlo che questa convinzione è scaturita dalla maggior parte degli esponenti di Forza Italia. Quindi un'alleanza Forza Italia PD non esiste. Messo da parte, non esiste. Non perché noi siamo
ideologicamente, oltre ideologicamente, ma si sa già che come si andrà a finire, con un pugno di mosche, un dato di fatto inesistente. Però per vincere da sola Forza Italia certamente non ce la può Magari, fare, e questo è sì, assolutamente, questo sì. soprattutto oggi come oggi che il nuovo sistema Sì, è cambiato. elettorale è cambiato e quindi di conseguenza un solo sindaco candidato, una sola Sparista. lista che lo Infatti si appoggia. spariranno i simboli dei partiti, ci saranno, spiegato, Vabbè, i come dici, singoli partiti possono delle rimanere, un liste. partito che ha praticamente sa di avere un certo numero di voti, è logico che quello Questo è un si partito. presenta con la sua lista, eccetera, non è tanto, dico, ma una sola lista Con e con tante. un solo Sì, con un candidato solo così, candidato a sindaco. differenza dell'altra volta quando noi avevamo un solo candidato sindaco e sei liste che lo appoggiavano. Sì. Un solo sindaco e cinque liste, un solo Questo sindaco significa che e bisognerà quattro fare un liste. Oh, agglomerato. qua bisogna necessariamente avere. Assolutamente. Allora, non è possibile con il PD a Ci questo sono dei punto. nostri alleati naturali che ci sono a livello nazionale. Ricordo ieri le parole di Pier Ferdinando Casini, che ha detto al consiglio del PPE, Partito Popolare Europeo a Bruxelles, ha detto questo, che l'alleanza naturale per l'Unione di Centro, per le europee e per le nazionali, è quella con Forza Italia, perché sono ritornati nel centrodestra, e quindi territorialmente l'Unione di Centro, San Marco in Lamis c'è. Ci sono i Fratelli d'Italia, centrodestra nazionale, hanno aperto la loro nuova sezione. C'è il nuovo centrodestra, rappresentato qui da Michele Bonfitto. Bene, noi di Forza Italia, ho detto prima, io prima ho criticato al PD la battaglia che loro fanno non sulle idee ma contro le persone. Noi di Forza Italia, la nostra battaglia sono contro le idee, non contro le persone. Se ci andremo a confrontare per costruire un grande, quello io miro, costruire una grande lista con un solo candidato sindaco, di esponenti di partiti di centrodestra, Forza Italia, Nuovo Centrodestra, Unione di Centro e Fratelli d'Italia, allora lì ci andremo a confrontare con Nuovo Centrodestra, Michele Bonfitto. Quindi vedremo quali sono le sue idee del movimento che lui rappresenta. Nuovo Centrodestra, Pietro Iannantuno e altri, e l'Unione di Fratelli Centro, d'Italia, sì, Fratelli Pietro. d'Italia, e Unione di Centro, l'onorevole Cera e altri. Quindi noi non diciamo perché c'è questa persona, Tizio Caio, escludiamo, assolutamente no, sono i nostri alleati naturali, saranno i primi con i quali noi faremo le consultazioni e ci impegneremo su un punto fondamentale. Dobbiamo, prima da metterci d'accordo sull'alleanza, sul candidato sindaco, sui candidati consiglieri, prima delle persone, perché sono cose secondarie ma anche importanti, dobbiamo metterci d'accordo sui punti programmatici da fare per il Paese. Dopodiché, una volta ottenuto un programma firmato con valenza giuridica, che bisognerà fare quelle cose che si promettono in campagna elettorale, perché in campagna elettorale è facilissimo promettere, poi Non normalissimo mantenere, non mantenere. e vabbè, questo è, anche se lo sottoscrivi di fronte al notaio, non è che Noi poi ci proviamo, ci mettiamo tutta la buona volontà, speriamo che chi da uomini c'era con d'onore, noi. diciamo, una firma da uomini d'onore Ecco. va visto in E questo proprio modo, quello che ho questo detto prima, accordo bisogna trovare i gentiluomini e gli uomini d'onore, è quello è un problema. Cerchiamo, ripeto, di fare in quanto Forza Italia, siccome San Marco in Lamis siamo un partito che, diciamo, da solo non potremo farcela, però abbiamo buone possibilità. Siccome noi vogliamo riuscire a governare, perché non siamo presuntuosi, ma secondo noi le nostre idee, giustamente, sono migliori rispetto alla controparte, vorremmo costruire un grande centro dei moderati per vincere le elezioni e per soprattutto finalmente ridare onore ai sammarchesi con un'amministrazione degna di questo nome, che abbia il sindaco tutti i giorni presenti al Palazzo Badiale, che deve essere disponibile a parlare con i cittadini, che deve stare tra la gente. E non un sindaco che su 4-5 giorni la settimana lo trovi uno o due giorni. Non è una rimprovera, perché giustamente se uno fa l'onorevole e poi fa il sindaco, o fa uno o fa l'altro. Quindi bisogna dare onore ai cittadini sammarchesi con un'amministrazione fatta di gente preparata, seria e soprattutto di presenza tra la gente. Non bisogna poi rinchiudersi nei palazzi della politica, ma stare tra la gente, perché quando in campagna elettorale si sta tra la gente, si ricerca il voto.
Dopo quel voto va rispettato e va onorato, perché la politica è una cosa seria ed è una cosa d'onore, non è solo apparire, non so, fare politica per prendere soldi. Io penso che chi fa politica la deve fare innanzitutto uno per passione e due deve rispettare il mandato elettorale. È una cosa per me assurda che una persona venga eletta in una lista e poi se ne va da un'altra parte. Mi riferisco a livello nazionale al nuovo centrodestra, mi riferisco anche a quello che succede normalmente in comuni eccetera, che una persona viene eletta in una lista e poi se ne va, solo perché, non perché non trova degli elementi programmatici, solo perché non trova più riscontri sui propri interessi personali, come è successo ad Alfano e amici suoi che avevano paura di essere scollati dalla poltrona e quindi hanno deciso di restare con la sinistra al governo e a lasciare la loro casa naturale. Senti, Fratelli d'Italia, no? Sì. Io questo periodo per problemi, ecco, come notate, anche di salute, non ho avuto possibilità, eccetera. Quindi è nato, sì, c'è cioè il circolo, una circolo, sezione, un circolo al vecchio circolo Pop si trova. Vecchio circolo Pop, cioè, e quindi a livello di organizzazione, no, di persone che di persone. Me, allora, quello che tu so, hai parlato di Pietro Iannantuono, che sappiamo essere consigliere di Fratelli d'Italia. Pietro Iannantuono, a quanto ho parlato, e anzi ne approfitto, sarà ospite nella mia trasmissione di Start Week nelle prossime puntate, che ne approfitto per ricordare gli amici di Teleradio Acri, tutti lunedì dalle 10 di sera circa fino alle 11:10, parliamo di attualità, di politica, di cronaca, di ricette, tradizioni, e finiamo sempre con la musica. Pietro Iannantuono, abbiamo parlato un giorno e mi ha detto che lui attualmente è il reggente, il commissario di Fratelli d'Italia, in attesa che si arrivi ad eleggere il posto. E altre persone attualmente io non conosco, non le conosco, anche perché noto questo con molto dispiacere. È stata inaugurata la sezione del partito ed è sempre chiusa. La trovo con la serranda abbassata oppure con le porte chiuse, tutto spento. È uno spreco, perché aprire una scelta, aprire una sezione di partito è una scelta coraggiosa, ma anche una scelta, se tu apri una sezione di partito devi averla aperta, uno per discutere, due per confrontarti con le persone, i cittadini che vogliono venire da te a richiedere qualcosa. Io come esponente di Forza Italia mi sto impegnando in prima persona per immediatamente ridare una sede a Forza Italia, una più grande, migliore, poco a poco più fuori dal centro, via dalla Vittoria, però ci impegniamo a fare questo. E Fratelli d'Italia, credo, come movimento politico, abbiamo molte sintonia rispetto al nuovo centrodestra UDC, di sicuro, penso. Senti, noi a dire la verità aspettavamo anche Angelo Ianzano, che, ma sapete, gli impegni, problemi, impegni, non ha quei problemi anche di lavoro essenzialmente, sì. Lui ci ha detto iniziate e se posso venire cercherò di essere presente. Lo volevamo anche perché Angelo Ianzano, unico rappresentante di Forza Italia. Di Forza Italia all'interno del Consiglio Comunale, anche, e volevamo chiedere un po' qualcosa, insomma qualche informazione su quello che sta succedendo al Comune, al di là di quello che è la posizione del sindaco, che è ancora appeso, diciamo, sì, alla definizione del giudice che avverrà il primo di aprile, però penso che tu qualcosa, visto che sei molto vicino e che segui e che sei sempre presente nella sede di Forza Italia, se qualcosa tu ce la puoi dire, insomma, tu qualche informazione in più. Io per esempio ho letto ultimamente da parte di Angelo Ianzano sul San Marco in Lamis. EU.org, eccetera, un suo intervento, ecco, a proposito dei carirandaggi, ecco, un po', ecco, due argomenti. Uno era quello della sistemazione di alcune antirumore per bloccare un po' sì, la velocità, sì. Ecco, la velocità dei mezzi che entrano nel paese. E poi l'altro, quelle che riguardano i cani randaggi. Ecco, allora, tu puoi dire qualcosa oppure... Sì, no, ho, tra virgolette, interpellato io, Angelo, l'ho chiesto
se poteva fare questa delibera sugli atti dei cari randagi, perché molte persone, in particolare, mi hanno informato del fatto che avevano una mattina alle 7, alle 7, 7 e mezza morso un anziano, la mattina prima o dopo, non ricordo, no, la mattina prima hanno poi sempre morso un ragazzo. E questi cani quindi sono, sappiamo, randagi, ma sono anche pericolosi per l'incolumità collettiva. E quindi ho chiesto gentilmente ad Angelo Ianzano, che prontamente, come sempre persona disponibile, ha subito preparato il comunicato stampa e in sede di consiglio chiederà questo all'amministrazione, quello di risolvere il problema dei cani randagi come o sterilizzarli, e qui c'è il problema dei soldi. Oppure aprire un canile comunale, e qui c'è sempre il problema dei soldi. Io ero presente in un consiglio comunale a novembre e mi ricordo c'era questa problematica. Aveva risposto il vice sindaco Raffaele Fino, che aveva detto che stavano pensando di aprire un canile comunale, però c'era il problema dei soldi. Quindi questo è un problema serio per la sicurezza e l'incolumità dei cittadini, quella dei cani randagi, dove se vai nel centro a Piazza Europa ci sono i cani, se vai in un'altra parte più o meno sperduta ci sono i cani. Una persona, una donna, una ragazza, camminando di sera trova questi cani randagi, possiamo capire il timore che hanno, e sono anche pericolosi. Dobbiamo vedere qual è il problema. Secondo me il problema, sai qual è, Michele? Non è dei cani, ma è di chi ha permesso a quei cani di stare lì portandoli quotidianamente cibo, eccetera. Perché? Perché non è che sono contro gli animali, assolutamente no. Però bisogna innanzitutto dare sicurezza alle persone, perché lì ci passano anziani, ragazzi, bambini, e decoro. Decoro a una città, centro della città, che sia fuori periferia, che sia in periferia o se sia nel centro della città, c'è bisogno di decoro. Troppi cani, si moltiplicano, ogni più passa il tempo più ci sono cani, più cani, perché poi i cani, sappiamo, portano appresso altri cani. Il problema potrebbe risolversi, come ha detto Angelo, o con l'apertura di un canile comunale o di sterilizzarli. C'è sempre il solito problema, quello dei soldi. Allora io mi chiedo, come giustamente mi ha fatto notare un cittadino l'altro giorno, e scusa, mi ha detto, allora noi perché paghiamo le tasse? Se ci danno un disservizio, cioè se non dobbiamo essere sicuri, sia noi che i nostri figli, perché dobbiamo pagare le tasse se poi non siamo sicuri? Questo perché ci Questo sono è gente incapace che ha governato per anni questo paese, aumentando i debiti e impedendo che in occasioni come questa il comune abbia a disposizione dei soldi per approntarsi alle emergenze. L'altro problema era quello dei dissuasori di velocità. Su questo mi trovi leggermente impreparato, perché non lo so, ho letto l'articolo su sanmarco.eu sui vari dissuasori per delimitare la velocità, perché quando mi ha raccontato Angelo una sera che non so chi stava per essere investito appunto in una zona dove c'è una curva, e ora magari in queste zone più pericolose, dove ci sono le abitazioni e i garage, mettere dei dissuasori di velocità per cercare di far andare le automobili in minore velocità. Però penso che anche su questo punto ci sarà sempre il problema di trovare le risorse, che sicuramente non ci saranno. Penso, non lo so. Le risorse, ecco, bellissima parola, la risorsa è necessaria, indispensabile, come si dice, l'argent fa la guerra, insomma, se non ci sono soldi non si può fare neanche la guerra. E allora io pongo una domanda a te molto, ma la pongo più che a te, a chi è che ci A chi ci sei? ascolta, insomma. Quando si parla di cane randagio, anzi, quando si parla cane in genere, no? Insomma, c'è un buonismo diffuso che nasce come conseguenza che certamente nessuno è così, secondo me, cattivo da voler far fuori un animale, insomma, che forse è quello che più scodinzola nei confronti dell'uomo. E allora siamo tutti buoni, eccetera. Ma siamo talmente buoni che anche tu, per esempio, stasera hai parlato di quelle benedette risorse che sono necessarie per
per fare in modo che questi cani abbiano a cessare per quel che riguarda il pericolo che gli stessi portano. Ora, a livello di risorse, io qualche condicino l'ho fatto, no? Aprire un canile o mettere un cane in un canile, perché i cani che ci stanno, ti posso dire che sono tutti quanti cippati, nel senso sì, che altrimenti sono, non starebbero lì, assolutamente sì. Stanno sul territorio, ne aumenteranno ancora di più, aumenteranno ancora di più, eccetera. La colpa non è dei cani, ma è di chi? No, la colpa è anche, è del cittadino, dico. Sì, perché chi è che dà il cibo? Del cittadino nella sua interezza. Non è soltanto chi porta da mangiare, ma chi si piglia il cane, poi lo tiene a casa, lo tiene 3 mesi, 4 mesi, piglia il cucciolo per il bambino e poi lo abbandona nel bosco, lo abbandona sulla strada, sulle autostrade, eccetera. Quindi c'è questa responsabilità del cittadino, il quale cittadino poi tende a liberare la propria coscienza dicendo che il comune deve darsi da fare, bisogna metterli in un canile, che è l'unico posto dove il cane randagio dovrebbe andare, perché stando in un canile mangia, beve e praticamente è curato, non è apportatore anche di malattie, perché è chiaro, uno che vive fuori... Vive meglio il cane, vive diciamo. Vive meglio il fuori. Ma andare in un canile, dicevo, costa sulle 4 euro al giorno. Ora, se un comune come San Marco, ma questo vale per tutti i comuni d'Italia, e questa è la risposta a quel cittadino di cui tu parlavi, il quale diceva io pago le tasse e quindi pagando le tasse tu mi devi dare il servizio. Beh, io da cittadino comincio a dire, beh, io questo servizio non lo voglio. Perché? E mi spiego il perché. Perché se un cane costa 4 euro al giorno, 100 cani, e ci sono nel comune di San Marco, ma portano a 100 per 4 fanno 400 euro al giorno. 400 euro al giorno per mese, 30 fanno 12.000 euro in un mese. 12.000 euro in un mese fanno in un anno 144-150.000 euro. Allora io che chiedo a te, chiedo a me, chiedo a chi sta dall'altra parte, ma scusate, ma noi possiamo spendere queste centinaia per il comune di San Marco? Ma questo problema, questa problema è amplificato, cioè spendere questa quantità di soldi quando poi c'è la buca che non si chiude, quando poi c'è il figlioletto nostro che va a scuola e non ha il servizio che riguarda la mensa, che non ha il riscaldamento, anzi il riscaldamento viene sempre di più diminuito, cioè a un certo momento io devo fare una questione di scelta, non è che posso dire io pago le tasse e voglio il servizio, le tasse si pagano ma i servizi sono commisurati e sono rispondenti alle tasse pagate, è chiaro, io posso aumentare le tasse. Ecco, allora la proposta che dovrebbe fare un amministratore che ama i cani, che dice che i cani devono essere, deve essere quello, che ci deve essere un aumento delle tasse che deve pagare il cittadino per permettere al cane di stare in un canile a 4 euro al giorno. Cioè, il discorso, questo perché voglio fare questo discorso io? Perché essere buoni, siamo buoni tutti, sì, eh? Ma il buonismo non lo possiamo fare sulle spalle degli altri. Se ci sta qualcuno che il quale dice poveri cari, sì, sono d'accordo, nessuno dice no. Ma vogliamo vedere un po' come lo possiamo risolvere questo problema del randaggio presente, ma soprattutto come possiamo risolvere il problema del randaggio del futuro, perché noi dobbiamo avere sempre, ogni giorno, questi randaggi che ci sono, che aumentano. Che allora, è un pericolo per l'incolumità delle persone. Prescindendo da quello, dell'incolumità delle persone, perché il problema del randaggio, e se voi ci fate caso e li guardate i randaggi,
dovete vedere che molti, come dicevo prima, sono stati abbandonati, cioè sono stati usati per il giochetto della figlia, del figlio, cioè per un certo numero di periodo, e poi scaricati, buttati in mezzo alla strada. E allora io credo che noi dobbiamo preoccuparci per il futuro. Come fare in modo che i randaggi o non ci siano più, o se ci sono, non cadano sulle spalle della collettività? Scusa, se tu hai preso un cucciolotto e te lo tieni, la prima cosa che deve fare un'amministrazione è che questo cucciolo dovrebbe essere cippato, ma cippato nel migliore dei modi, cioè riconoscibile sempre a livello di appartenenza, per cui quando quello stesso cucciolo dopo 7 mesi, dopo 8 mesi, dopo un anno di tempo ce lo ritroviamo in mezzo alla strada come cane abbandonato, e allora è chiaro che io devo poter avere gli elementi per poter dire che questo cucciolo deve essere in vita, che tu altri 8 anni, perché lo devo tenere in un canile. Ebbene, la spesa a che questo cucciolo possa rimanere per 8 anni in un canile, quei 4 euro al giorno devono essere pagate da colui il quale. Esatto. Queste sono le cose di cui ci dobbiamo preoccupare. Perché io non accetto il buonismo, questo voglio dire io, da parte di quella stessa persona che poi non dice una parola sulla banco di pesci. Ci sono tanti animali, pesciolini, però no, dei poveri animali, non bisogna. Oppure non dice una parola in una macelleria dove ci sono i polli tutti in fila, eccetera. Eppure quelli erano animali che sono stati per l'uomo, sono stati uccisi, sì, è vero, sono stati uccisi. Cioè il discorso è che deve cambiare una certa cultura. La cultura che si permetta, ecco, come tu dicevi, che c'è sta una che deve andare a mettere da mangiare per raccogliere una massa di cane la sera in quel determinato posto. Sistematicamente proprio e quelli si raccolgono. Sempre di più, sì, quello è il problema. Sempre di più. E la gente poi che deve passare la mattina presto, la sera tardi in quel determinato posto. È un problema molto grave. Perché il cane sì, è buono, state tranquilli, nessuno sì. Mette il dubbio, ma quando è da solo, quando è da non è più da solo, ma ce ne stanno 4-5, e questi 4-5, e uno di questi ti abbaia addosso, se tu hai lo spirito fermo, cioè sei di ferro, nel senso che ti fermi, non fai gesti come può essere quello anche di alzare un braccio, e allora è chiaro che il suo l'abbaiare di quel cane non ha nessun valore. Ma se tu ti permetti anche di fare un passo più veloce, sì, più veloce, sì. Stai tranquillo che quel cane ti verrà addosso, e insieme a quello si avvieranno tutti gli altri. Quanti ti fanno branco, sì. Questa è la realtà per la quale noi ci dobbiamo muovere, la dobbiamo smettere, io dico, di essere buoni. Io quando ho letto questa cosa di Anzano, di Angelo, sì, effettivamente da condividere come principio di carattere generale, però mi ha anche portato ad una valutazione. E la valutazione che faccio io, e la ripeto, è questi costano alla collettività, e la collettività se paga le tasse vuole avere sì servizi, ma quelli che sono i servizi più importanti. Cioè se io devo fare la scelta tra un cane in un canile e il riscaldamento ad un bambino o la mensa ad un bambino, da questo punto di vista sì, questa è la realtà, io su questo devo battermi. Non posso partire da altre considerazioni, perché io al limite voglio dire una cosa, io voglio essere cattivo, io sono cattivo, non sono buono nei confronti dei cani, non voglio essere buono,
Ma per questa, in questa posizione. In quest'ambito sì. Il discorso fila, però c'è sempre quel problema là, che sono sempre è un problema reale per le persone, questo sì, e però bisogna trovare una soluzione. È una soluzione anche un po' di... cioè a un certo momento io dico non dobbiamo più consentire che questo sia accaduto, che questo accade, che ci sia gente che ci specula pure sì, su questo cose. Sì, purtroppo ogni faccenda c'è sempre qualcuno che... cioè io quando sento che c'è stato il buonismo di queste di questi cosiddetti animalisti, sinceramente mi lascia interdetto, insomma. Non è accettabile, perché il buonismo dell'animalista che è il fonte del cane lo deve anche dimostrare nei confronti del pollo, del pesce, del tacchino, del coniglio, del maiale, del vitellino. Io ho visto tanta gente di questa buonista, cosiddetta buonista, che poi quando va nella macelleria ce l'hai la fettina di vitellino perché sai il bambino mio non quella solo mangia, perché il bue poi è duro e quindi non è masticabile. Questo è quello che... quindi contro questa gente e cerchiamo di elevare anche noi le nostre posizioni, cioè le valutazioni. Sì, sul caso. Questo è quello che noi su cui ci dovremmo valutare, confrontare. Ma il guai è che noi siamo... siamo buoni a parlare però nei fatti poi su questi argomenti. È difficile metterli in pratica. Anche non abbiamo il coraggio di portare avanti quello che pensiamo. Perché non è roba mia, non mi interessa. Gente che si sa chiusa in questo paese. Però è un problema grave, non grave, è un problema alla collettività. Speriamo che ci si trovi una soluzione. Noi, in quanto Forza Italia, con il nostro consigliere Angelo Anzano, abbiamo fatto un'interpellanza alla Giunta che dovrà risponderci in questi giorni e non faremo, cioè faremo altro dopo che comunicarvi quello che ci hanno detto. Però secondo me diranno questo: aprire il canile o sterilizzarli. La sterilizzazione ci sta, questo te lo posso garantire io. Magari il canile che non una volta che lo sterile, cioè una volta che il cane viene reso sterile, poi il problema sussiste. Ma reso sempre reso sterile sul significato, esatto, che questo non può riprodursi, esatto, però restano sempre lì, capito? Quello è il problema. Sente, le dimissioni di Ciavarella hanno portato alla nomina di un nuovo assessore, Daniele, sì. Insomma, voi di Forza Italia come avete visto questo? Cioè questa scelta che poi, in fondo, Daniele pare che sia il primo dei non eletti della lista DOC. Della lista DOC, cioè la lista del candidato sindaco della coalizione in contrapposizione ad Angelo Cera. Insomma, come avete letto questa nomina? Poi gli ha dato gli incarichi, diciamo, ma si sa qualcosa, insomma, cioè è assessore a che cosa? O anche perché poi ultimamente mi pare si è dimesso pure un altro, si è dimesso il professor Antonio Tosco, sì. Qui. Beh, quello che posso dire io è questo: della notizia che l'avvocato Daniele entrava in giunta come assessore, si sapeva, lo sapevo. A riguardo Forza Italia, io parlo a riguardo di Forza Italia, non mio, c'è un problema di fondo dove viene vista come un'operazione, non lo so, non so come spiegarmi, è un'operazione fuori dalla maggioranza, quindi dall'opposizione. Io sono profondamente legato affettivamente a Ciro Nardella, quindi su questo argomento preferirei non rispondere. Ma vabbè, io soltanto se c'era qualche valutazione, perché poi si creano polemiche. Penso su questo argomento
penso ma non penso, devo prima capirci bene che cosa da una parte, è avvenuto, poi magari sì. Ecco, la rifacciamo sì. Un'altra volta. Mentre invece il Tosco, no? Che si è sì, il preside Tosco non ancora viene surrogato, diciamo, attualmente no. Io ho visto proprio stamattina gli assessori sono tre e non comparo, non compaiono sul sito di San Marco né Tosco né Daniele. Daniele, no, Daniele c'è la nomina dell'assessore, Tedeschi non era presente. Erano tre, c'era il vice sindaco e l'assessore erano tre. Io non ricordo di aver visto Daniele, a meno che non ho visto bene, però sono sicuro che erano tre. Cioè, gli assessori sarebbero. Dovrebbero esserne sei. Tre ci sono sul sito, o devono aggiornarlo. Vabbè, Raffaele Fino, Palumbo e basta allora. Sono quattro. Allora, se Raffaele Fino e vice sindaco sono quattro. No, vabbè, mancano due, l'appello mancano due. Cioè forse due, i dimissionari, l'altro che si era dimesso a gennaio, non ricordo. Vabbè, quello era Ciavarella che è stato surrogato, almeno secondo la nuova indicazione, da Daniele. L'altro sì. Assessore? Quindi c'è un posto vacante di sicuro, un posto quello vacante. Quello di Tosco, cioè, è sicuro. Sì, e secondo me c'è un altro, perché facendo la conta, gli assessori per l'assessorato sono sei. Giusto? E quindi ce ne sono tre più Raffaele che è vice sindaco, sono quattro, quindi ne restano due. Gli assessori? Non ricordo, se tu dici una bugia, ho visto stamattina, ero sicuro che ci stavano tre assessori più Raffaele Fino che è vice sindaco, quattro più c'era cinque. All'appello mancano di sicuro sul sito due assessori. Possono esserne due. Daniele o ancora non è stato aggiornato. Però è il terzo che io non riesco a recepire, a ricordare chi sia. Infatti adesso mi trovo, non lo so, su questo argomento. Secondo me se aspetteranno il primo di aprile per vedere se tiene cera, se terrà cera di sicuro si andrà avanti per altri due anni, se si andrà avanti per altri due anni queste persone da rimpiazzare le troveranno e si andrà avanti. Secondo me adesso stanno prendendo un po' di tempo in occasione della data del primo di aprile per vedere se cera resta, regge, nomina altri assessori magari per riqualificare, per riqualificare la giunta comunale. Se c'era cade, c'è un punto poi quello di o lasciare andare la nave così come va fino alle elezioni, oppure cercare di mettere un po' la pezza sopra per trasportare sempre il paese alle elezioni con la guida di, penso, di Raffaele Fino. Benissimo. Beh, noi Loretta l'abbiamo quasi raggiunta. Sì. Io un po' per questa mia tosse, per la quale chiedo scusa ancora a voi cari telespettatori, quindi avendo altre domande però mi ritiro in buon ordine perché i colpi di tosse stanno ritornando e quindi voglio evitare di che le vostre orecchie abbiano ad essere disturbate da questo mio malore. Io ringrazio Luigi Consulto. Volevo solo una cosa, ricordare gli amici, lunedì ritorna dopo, appunto, l'ho ricordato Michele, l'anno scorso non siamo andati in onda per un problema tecnico, come vedete è cambiato anche il logo di Teleradio Acli. Ci vediamo lunedì, questo come sempre, dalle 10 fino alle 11 circa di sera, nuova puntata di Start Week, parleremo di alcuni casi di cronaca, ci saranno con me tre dottoresse di San Giovanni Rotondo che parleranno su come aiutare i bambini che hanno il sostegno, ci sarà anche il vice sindaco Raffaele Fino, faremo un talk io e lui, poi ci saranno alcune ricette che verranno raccontate a voi e infine ci sarà Marco Martino che canterà e suonerà con la sua chitarra. E ti ringrazio Michele per la gradita ospitalità. Questo che stasera tu hai dato è stata piacevole, ci hai dato delle informazioni che ci hanno permesso, ecco, di chiarire un po' la situazione all'interno della nostra collettività ed io richiedendo ancora scusa per la mia scarsa e brutta interpretazione di questa serata, vi ringrazio e vi do appuntamento a venerdì prossimo. Buona serata. Buonasera.